Quello che sta per avvenire in Parlamento questa settimana è un fatto gravissimo. Ancora una volta, l'Europa ordina e il governo esegue. Questi signori hanno già aggredito i nostri stipendi, hanno già aggredito i nostri posti di lavoro, hanno già aggredito i nostri risparmi e adesso stanno mettendo mano alla cosa più cara che i cittadini italiani hanno, la casa. In Commissione Finanze sta passando un decreto attuativo di una direttiva dell'Unione Europea sulla base del quale un cittadino, un padre di famiglia, un risparmiatore che ha un contratto di mutuo ipotecario con una banca, nel caso in cui appunto questa persona non paga o paga semplicemente in ritardo per 7 volte la rata, 7 volte anche non consecutive, questa persona perde la casa. Quella casa entra nella disponibilità della banca automaticamente. Se la banca dovesse vendere quella casa, quell'immobile, ad un prezzo inferiore rispetto al debito che il risparmiatore deve, che cosa succederà? Il risparmiatore perderà non solo la casa, ma dovrà dare anche la differenza tra il prezzo di vendita e il debito che aveva in capo a quella banca. Secondo voi in Italia è mai stata pignorata la casa ad un parlamentare? È mai accaduto che la famiglia di un parlamentare venisse cacciata da una casa per mano delle banche? Un parlamentare che guadagna oltre 14.000 euro al mese. Cosa ne sanno queste persone che vivono in Parlamento tutto il giorno, in cui si spendono 7 milioni di euro solo per le pulizie, della sofferenza delle famiglie italiane che vedono le banche ed Equitalia pignorare la loro prima casa?